Casa del commiato del cavaliere Antonio Guariglia, un punto di riferimento per chi è costretto a separarsi dai propri affetti, per accogliere le salme in attesa di esequie e cremazioni e per offrire alla famiglia del compianto un luogo in cui raccogliersi per l'estremo saluto. Il servizio della Casa del commiato è gratuito per coloro che affidano le esequie all'Agenzia Funebre di Antonio Guariglia e figli. La Casa del commiato San Leonardo è di proprietà dell'Agenzia Funebre di Antonio Guariglia e figli, da non confondere con case di omonimia. Le nostre sedi sono esclusivamente in via Settimio Mobilio 45 e in via San Leonardo 108. De Filippis Pneumatici, pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 94100. Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Studio Kinesis. A Baronissi, la struttura medico-fisioterapica specializzata, con ambienti confortevoli e attrezzature all'avanguardia. Fisioterapia, visite specialistiche e riabilitazione. Trattamenti mirati allo scopo di consentire ai pazienti di tornare al miglior stato nel modo più rapido e sicuro. Allo studio Kinesis, il rapporto col paziente è chiaro, professionale, cortese ed efficiente. Studio Kinesis è a Baronissi, Salerno, in via San Francesco 33, telefono 089 94. 481 203. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Tra responsabilità e innovazione. Un futuro sostenibile su misura. Solo con LDR Power. Partner Enel Energia, Enel X, Enel X Way. Locali. Vogliamo essere il fattore Q di quelle due ore che dedicherai a te, al cibo, al relax. Lasciati coinvolgere dalla nostra idea di food per le tue feste ed eventi privati, anche all'aperto. Cuvida Pizzeria Ristorante, via delle Calabrie 85, Salerno. Cuvida, cibo, cultura, identità. We'll be right back.
Eccoci amici di Salernitana News e di TV Oggi Salerno, ben trovati in diretta dall'esterno del Grand Hotel Europa, dove la Salernitana si sta riposando perché oggi è una giornata oggettivamente ferma di appunto riposo, il quindicesimo giorno qui in ritiro a Rivisondoli. Questa mattina Sousa ha dato il via libera a chi ha voluto e potuto fino anche di raggiungere la propria casa, i propri affetti, i propri amici, a patto che tutti siano qui al Grand Hotel Europa per l'orario di cena, visto che domani sarà tempo di doppia seduta. Stesso discorso per dopodomani. Saranno le ultime 48 ore di permanenza dei Granata qui a Rivisondoli. Entrambe le doppie sedute, sia quella di domani sia quella di dopodomani, saranno a porte aperte, quella del mattino alle 10 e quella del pomeriggio alle 18. Proprio domani, al termine dell'allenamento mattutino, parlerà Lorenzo Pirola in conferenza stampa. Ricordiamo naturalmente che al termine del ritiro di Rivisondoli, la Salernitana giovedì mattina, nella 27 di buon'ora, si metterà in viaggio per raggiungere Fiuggi, dove sosterrà la seconda parte del ritiro precampionato, preparerà le amichevoli contro il Frosinone del 29 di luglio allo stadio Stirpe, biglietti già in vendita, così come biglietti sono in vendita per l'amichevole del 1 agosto con la Tayspor, formazione turca a Latina, allo stadio Francioni. 15 euro il prezzo della tribuna centrale, 10 per la gradinata, e poi ci sono i ridotti under 14, 5 euro per la gradinata e 10 per la tribuna centrale. E poi c'è il match del 5 agosto che si giocherà a Salerno, come vi abbiamo anticipato questa mattina, trofeo Angelo Iervolino, intitolato alla memoria del compianto fratello del patron Granata prematuramente scomparso. Lo scorso anno fu triangolare con Regina e Adana Demirspor, quest'anno sarà partita secca contro i tedeschi dell'Augusta o Augsburg, per darla con la pronuncia tedesca. Per qualche ora, per qualche giorno, era anche balenata nella testa della dirigenza Granata l'idea di proporre un triangolare con il Bari, ma nella mattinata di oggi, insomma, sono arrivate invece sensazioni che non portano a questa pista, e quindi soltanto alla partita secca con l'Augsburg. Sarà un bel banco di prova perché la formazione tedesca l'anno scorso ha chiuso all'undicesimo posto nella Bundesliga. È stata una giornata sostanzialmente, come detto, di riposo. Molti giocatori di quelli che sono rimasti qui al Grand Hotel Europa in realtà non ci sono rimasti, perché staff e pochi calciatori hanno scelto di provare l'esperienza del rafting nel comprensorio vicino, qui in provincia di Chieti. C'era anche, insomma, parte dello staff. Morgan De Santis è rimasto invece qui in albergo, incollato al telefono. Sostanzialmente novità grosse di mercato, soprattutto in entrata, non ce ne sono. L'unica operazione che la Salernitana sta provando ad accelerare in qualche modo è quella con il Verona per Onglà, lo scambio con Bonazzoli, ma sentiremo tra poco dalla viva voce di Oreste Tretola come Marco Baroni stia apprezzando molto l'operato del centrocampista Caveronense in questi primi giorni del ritiro, e quindi bisogna attendere, così come bisogna attendere, e anticipo anche qualche messaggio che ho letto per Miretti, che è in tournée con la Juventus al suo ritorno. Lo avevamo detto prima della partenza, lo ribadiamo adesso: al suo ritorno la Juventus deciderà se darlo in prestito e se sì, con quale formula approfondita: prestito secco, prestito con diritto, se sarà diritto a che cifra, perché si parla di una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro e probabilmente molto più vicina ai 15. Miretti è il giocatore che Sosa ha individuato come prototipo di quello che servirebbe alla Salernitana per sostituire Villena, anzi forse anche con qualcosa in più, sia dal punto di vista della carta d'identità, sia dal punto di vista delle qualità tecniche, ma anche in termini di mobilità fisica. Non è l'unico prospetto sul taccuino del direttore sportivo, molto geloso dei suoi obiettivi, del suo taccuino, che, insomma, a quanto pare sta guardando anche all'estero, stando a quanto filtra, con un occhio particolare per il centrocampo sul campionato tedesco. Vado da Oreste Tretola, che si trova in un'altra angolazione. Oreste, ci sei? No, ti ho perso per un attimo in realtà. Adesso Ci ti sei, sento. ti ho dato il saluto. Buonasera, buonasera, Ciao benvenuto. Alfonso, buonasera a te e a tutti i nostri web spettatori.
Allora, prima parlavamo, entriamo subito nel vivo del mercato, visto che oggi è stato un giorno di riposo, la Salernitana mira sempre ad avere un Glad del Verona, scambio con Borazzoli, con il famoso conguaglio, però che cosa succede nel ritiro degli Scaligeri? Succede che Onglà, da buon professionista e da giocatore ancora sotto contratto con il Verona, gioca, si allena bene e segna anche, perché il centrocampista è andato in gol in entrambi gli amichevoli che il Verona ha sostenuto nel ritiro di Primiero, la prima con la rappresentativa locale finita 7-0, Onglà ha aperto le marcature, Onglà che ha segnato anche ieri nell'amichevole, nel derby se così lo possiamo chiamare, con la Virtus Verona, anche in questo caso ha aperto le marcature con un bel destro da fuori aria, partita che è finita 3-0, in gol anche l'ex Granata Milan Djuric, e si è preso i complimenti di Marco Baroni, che nel commentare il ritiro del Verona che si è chiuso ieri, nel commentare appunto, nel fare un bilancio del ritiro, ha parlato anche di Onglà, ha detto è un ragazzo serio, un professionista, si sta allenando bene e unisce due caratteristiche importanti, quella fisica e anche la capacità di trattare il pallone. Non ha fatto riferimenti al mercato, l'allenatore, ma ha detto il mio compito in questo momento è di allenarlo al meglio, quindi insomma tra le righe, e allenarlo al meglio fino a che lo avrò a disposizione. E sappiamo, come ben detto, che lo scambio è impostato tra Federico Bonazzoli e Martin Onglà, probabilmente in questo momento lo scoglio è economico, perché il Verona ha chiesto un indennizzo per riuscire a coprire l'ingaggio pesante di Bonazzoli, indennizzo che la Salernitana vuole dare, ma non la cifra che chiede il Verona, che ha chiesto un paio di milioni. La Salernitana ha provato ad abbassare un po' le pretese, si potrebbe trovare un accordo in una via di mezzo tra un milione, intorno al milione e mezzo, però serve accelerare sia per non far saltare insomma la trattativa, e un'accelerata che ci aspettiamo tra domani e dopodomani per regalare finalmente il primo innesto a Paolo Sousa, un centrocampista come Onglà, che può essere sia può avere un doppio ruolo, sia essere un alter ego di Lassana Koulibaly, perché è un calciatore molto fisico, ma anche una mezzala di inserimento, l'ha dimostrato proprio nel ritiro con il Verona, con questi due bei gol, soprattutto il secondo con un destro da fuori aria. Eh sì, è un giocatore comunque che è stato convocato per il mondiale in Qatar con la nazionale del Camerun, e che potrebbe insomma fare al caso della Salernitana, perché può giocare sia insieme alla Sanà, sia esserne un sostituto. A proposito, insomma, per chiudere il discorso di questa parentesi, la Sanà Mazzocchi, insomma, ieri sera c'è stato anche questo messaggio di Mazzocchi su Instagram, che insomma ha parlato di tempeste che aiutano a mettere radici sicuramente più forti, in riferimento a quello che è accaduto. Ieri non ha preso parte lui con la Lassana Koulibaly, naturalmente, al match con il Picerno. Crediamo che insomma questa sia una parentesi ormai chiusa con la società, che ha insomma deciso per l'esclusione in amichevole. Torneranno ovviamente in gruppo, per la verità non ci sono mai usciti. C'è stata questa bella foto anche a chiarire e a suggellare il tutto. Tuttavia, io non escluderei che sirene di mercato possano riprendere a suonare un po' per tutte e due, sia per Mazzocchi sia per Lassana Koulibaly, probabilmente nel vivo del mercato, nel mese sempre affollato di agosto. È chiaro che in questo momento Paolo Sousa non vuol perdere nessuno dei due, non vuol perdere Boulaye Dia, ieri lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa, l'abbiamo ascoltato proprio nell'appuntamento di ieri di Ricominciamo su Salernitana News e su TV Oggi. Dia è un giocatore importante, ma abbiamo ascoltato anche dalla viva voce del professor Rino Sica, che è uno dei consulenti legali del club, che la casella di posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC della Salernitana, è rimasta vuota sia ovviamente prima del 20, sia tuttora. Non sono arrivate quindi delle offerte, più che altro c'era stato prima della scadenza della clausola un pur parlé con la Fiorentina, che in Italia era parsa la squadra sicuramente più interessata al bomber senegalese, che proponeva una cifra minore con contropartite tecniche. Non si può stare tranquilli, quello che percepiamo anche a microfoni spenti parlando un po' con la dirigenza è che non si sta tranquilli fino alla fine. Cioè, il fatto che sia scaduta la clausola non significa tenere e blindare Boulaye Dia, perché può sempre arrivare qualcuno in grado di allettare soprattutto il calciatore, ecco, perché in questo senso io non mi aspetto una squadra in grado di sborsare anche 30 milioni, sarebbe insomma anche poco intelligente, quando puoi prenderlo a 25, non è che aspetti per sborsare più milioni. La paura che se peggiamo, questa è una mia interpretazione, è che possa arrivare una squadra con un'offerta
molto succulenta dal punto di vista economico, ma anche di palcoscenico, magari europeo per il calciatore. E quando ti si presentano queste occasioni, poi vacilli, e poi insomma trattenere un giocatore controvoglia potrebbe essere difficile e controproducente per la Salernitana, Oreste. Questa, ripeto, è la paura che serpeggia e che si spera poi di scongiurare magari con l'inizio del campionato, con i tanti bambini che accerchiano Bulaibia e con i cori, con quel popo che è veramente scattato spesso e volentieri, anzi praticamente sempre quando il giocatore si è fermato a firmare autografi, a far foto con i giocatori, con i tifosi. Sì, il problema è che manca ancora un po' di tempo non tanto all'inizio del campionato, ma alla fine del mercato. Io da parte del calciatore non ho percepito un malessere nello stare qui, anzi sempre sorridente, nonostante comunque non si sia potuto allenare spesso in gruppo per buona parte del ritiro, perché solo negli ultimi giorni l'abbiamo visto e comunque è stato gestito perché sta recuperando dall'operazione al ginocchio. È chiaro che i calciatori sono ambiziosi, come è giusto che sia, per la loro carriera, e quindi se dovesse arrivare un'offerta da un club importante che magari gioca le coppe europee, è chiaro che a via verrebbe, no, l'acquolina in bocca. La paura, se così la possiamo chiamare, è che l'offerta possa arrivare e possa essere magari più bassa della clausola, ma il club che la farà potrebbe caricare più soldi sullo stipendio di Dia e quindi attirare in questo senso di più il calciatore. E quando un calciatore magari decide di voler andare via, perché giustamente, oltre ad esserci un club ambizioso che gli fa giocare le coppe, che gli permette di fare un campionato, non dico di vertice, ma magari nei primi 7-8 posti, e poi c'è anche uno stipendio allettante, è chiaro che insomma il calciatore poi in quel caso potrebbe iniziare a forzare per andare via. Finora tutto questo non si è verificato. La Salernitana spera o di trattenerlo o che magari arrivi la cosiddetta offerta irrinunciabile, che poi possa permettere anche con quei soldi di fare più di un innesto. Cioè, c'è un esempio lampante nel calcio italiano: il Milan ha ceduto Tonali per 80 milioni, ha praticamente rifatto, non dico una squadra, ma sicuramente un reparto che è il centrocampo. E quindi questo può capitare alla Salernitana con un'offerta importante. Dia può partire, però poi possono arrivare, non può arrivare solo il sostituto di Dia, magari anche altri calciatori in altri ruoli. Un po' di commenti, Roby Avana ci copre praticamente tutto, quindi lo leggo da qui. Nessuna squadra medio-piccola si è seriamente rinforzata, è il dato oggettivo, questo perché il calciomercato nel 2023 è totalmente cambiato. Spero si capisca, la Salernitana parte da un'ottima ossatura e colpi li farà solo con paziente attesa e oculatezza. L'anno scorso Dia e Candreva sono stati determinanti e sono arrivati a campionato iniziato, bisogna saper aspettare perché oggi sparano alto e ormai nessuno butta più i soldi. Ha riassunto sostanzialmente quello che ha detto poi anche Maurizio Milan, Francesco Fimmanò recentemente, proprio a margine dell'incontro che c'è stato qui in piazza a Rivisondoli. È chiaro che però l'allenatore in questo caso vorrebbe avere quantomeno una pedina in più per poter lavorare soprattutto sul fronte offensivo. Ieri Sousa, e qui ci addentriamo prima di tornare sul mercato nella seconda parte del nostro appuntamento, tra poco avremo in collegamento anche il collega Eugenio Marotta del Mattino, più tardi anche Mattia Novella, salernitano del Piceno, che ieri ha fatto veramente una bella figura e ha schierato il gol colpendo la traversa. Ieri Paolo Sousa ha sottolineato come la Salernitana senza Dia abbia avuto un po' di difficoltà nell'ultimo terzo nel creare proprio occasioni pericolose, fatta eccezione per il gol e per il palo di Boateng. Abbiamo visto poche occasioni concrete, molti tiri da fuori. Mi ha colpito invece in positivo, e tra poco lo commenteremo anche con Eugenio Marotta, la volontà di applicare e tanto la costruzione dal basso, anche questa volta pochi lanci lunghi, tanta ricerca degli esterni. Per rimanere nel discorso mercato, insomma, serve quanto prima questa benedetta pedina che vada a sostituire Piontek per poter sviluppare in questo mese, ma nemmeno, perché il 20 inizia il campionato, poco meno di un mese manca, per poter sviluppare appunto la manovra offensiva. Sousa l'ha detto, quanto più riesce ad essere pericoloso, quanto più riesce ad essere vicino alla metà campo avversaria, tanto più hai chance di fare il risultato. Sì, assolutamente. È chiaro che Sousa sta provando ad inculcare una mentalità diversa nella Salernitana, anche questo cambio di modulo, questo
creare un'alternativa tattica con il 4-2-3-1. Il discorso che faceva Robby Havana è anche giusto, certo, non ci si deve tra virgolette cullare sugli allori, c'è una differenza sostanziale tra questo ritiro e quello dell'anno scorso. Nicola si è trovato l'anno scorso a lavorare con tanti calciatori che erano fuori dai piani, penso Simi, Christoffersen, Bultam, Bogdan, Nikai. Adesso c'è un'ossatura, quindi io credo che sia giusto che la Salernitana, la società, si prenda il tempo per fare gli innesti giusti ai prezzi giusti. Le altre non si stanno rinforzando, tranne le big, che però, come il Milan insegna, a volte hanno dovuto fare anche delle cessioni importanti, anche l'Inter con Onana. Parlando delle più piccole, penso all'Empoli che ha perso Parisi, il Lecce che ha perso Colombo, quindi ci vuole un po' di pazienza. È chiaro che ci sono delle difficoltà, evidente, perché se non ci fossero Salernitana probabilmente avrebbe chiuso già un paio di colpi. Però c'è una base importante da cui partire, poi c'è la famigerata sostenibilità di cui ha parlato Maurizio Milan, che non vuol dire non essere ambiziosi e vincenti. A tal proposito, Oreste, grazie, torno da te tra poco e coinvolgo il collega e amico Eugenio Marotta, che arriva in diretta con noi dalla redazione del Mattino, perché a proposito, Eugenio, sei in diretta, a proposito di sostenibilità, era presente qui a Rivisondoli a margine del convegno, o meglio incontro pubblico che c'è stato sul palco di Piazza Garibaldi. Si è parlato insomma anche di mercato, ti coinvolgo su questo, capacità di attendere, volontà di non gettare dei soldi. Dall'altro lato Sosa, che ha detto chiaramente, quindi non è un'interpretazione nostra, ha detto chiaramente di aspettarsi ben prima delle pedine, le difficoltà di acquistare perché i vari Simi, Sepe o lo stesso Bonazzoli hanno difficoltà ad uscire, o meglio fanno un po' di resistenza, soprattutto Simi che sta rifiutando delle proposte interessanti. E allora il timing qual è? Entro inizio agosto ci saranno i rinforzi? Benvenuto intanto. Sì, intanto buonasera a tutti, buonasera agli internauti. Beh, intanto parliamo del solito trend di mercato e del solito refrain che caratterizza un po' tutti i ritiri della Salernitana e non solo. Sentivo Oreste prima che diceva, come giustamente, tante squadre in questo momento stanno facendo fatica per quanto riguarda il discorso dei rinforzi e del calciomercato. Per quanto riguarda la Salernitana, però, credo che ci sia una discriminante diversa. Personalmente la mia idea, intanto, che c'è una rosa ben diversa rispetto a quella dell'anno scorso, che era da costruire quasi ex novo, ma soprattutto oggi, e al netto del fatto che ogni allenatore vorrebbe poter avere a disposizione l'80, forse anche di più, per cento della rosa a disposizione per poter lavorare e ragionare con i giocatori che ha scelto e che sa saranno tali fino almeno al mercato di riparazione di gennaio, c'è da dire che il mercato della Salernitana personalmente credo che graviti per il 90%, visto che vogliamo dare delle percentuali, sulla posizione di Bolaia Dia. C'è stato un primo step, che è quello della clausola rescissoria, che è stato passato. Siamo al giro di boa. Da questo momento in poi bisognerà capire se ci sarà o meno qualche club disposto a questo punto a sborsare una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro su Bolaia Dia, oppure fare il mercato consapevoli e consci di avere una pepita d'oro come Dia, il terzo capocannoniere del campionato di Serie A, 16 gol, 6 assist, su cui non dico costruire, perché sarebbe si farebbe torto a questa squadra che si è salvata con 3 partite d'anticipo, ma su cui andare ad integrare determinati elementi anche in relazione a quelli che sono andati via o quantomeno che non sono stati riconfermati. Tanto stiamo vedendo anche gli highlights della partita di ieri, così per evitare di vedere i nostri faccioni brutti. Apro una parentesi. Parla per te.
apro una parentesi, Eugenio, proprio sull'amichevole di ieri, peschiamo nel manuale delle frasi fatte, le gambe pesanti, tutto quello che vogliamo. Sosa si è un po' lamentato della difficoltà di andare nell'ultimo terzo perché pesa appunto l'assenza di Bulai Diama, si è detto soddisfatto di questi primi 15 giorni, di queste prime due settimane di ritiro. Chiedo anche a te un giudizio proprio sulla partita di ieri o comunque su questa Salernitana che parte in ogni caso da una base ben diversa e molto migliore da quella dell'Austria dell'estate 2022. Assolutamente sì, e poi consentitemi, non solo per il discorso che in questo momento il Napoli è fermo sullo 0-0 con la Spal, parliamo dei campioni d'Italia contro una squadra che è retrocessa in Serie C, a proposito di pesi e di difficoltà. Il risultato conta veramente zero in questo. Appunto, questo risultato che conta zero, però consentitemi di fare anche complimenti ad una squadra come il Picerno, ottimamente allenata, che ha consentito anche alla Salernitana di poter vedere alzare il proprio banco di prova rispetto all'amichevole precedente con il Delfino Pescara, con cui insomma si è inaugurato questa stagione di amichevoli. È chiaro che poi insomma è anche una tipologia di allenamento diversa, di preparazione diversa quella di Sosa, perché tu prima parlavi delle gambe pesanti, però Sosa la filosofia del tecnico lusitano è un po' diversa dagli allenamenti, dai carichi a secco tipici di questi romitaggi, di queste preparazioni atletiche. Sosa lavora molto sul pallone, però è chiaro che deve anche mettere benzina alle gambe. È chiaro che il terminale offensivo Dia è di un certo tipo, se non ce l'hai il discorso è completamente diverso, e questo mi permette anche di aprire un discorso. Abbiamo detto che l'80% del mercato dipende dalla presenza o meno di Dia, però a prescindere da Dia io credo che è scontato che la Salernitana debba comunque attingere ad un rinforzo in attacco se dovesse rimanere Dia. Se non dovesse rimanere Dia è chiaro che bisogna completamente rinforzare il pacchetto offensivo. Prima hai fatto i complimenti al Picerno, tra poco sarà con noi anche Mattia Novella, salernitano, che ieri ha fatto molto bene, beccando anche una traversa. Prima però, Eugenio, ti coinvolgo su questa riflessione di Vincenzo Esposito sulla tempistica delle trattative, insomma tutto ruota intorno ai soldini. È chiaro che se vai a prendere, facciamo un nome di quelli che stanno trattando in questo momento i dirigenti della Salernitana, Onglà, e vuoi Onglà, metti magari 10 milioni sul piatto, te lo porti a casa. In questo momento non può essere così, la Salernitana deve, come abbiamo già detto, anche pensare di avere, tanto ci sono problemi di connessione con Eugenio, lo rivediamo, e anche pensare di avere la sostenibilità per quel che riguarda la cassa e andare a prendere dei giocatori. Quindi i tempi delle trattative sono dettati anche dalla possibilità in questo momento della Salernitana di ingaggiare dei calciatori o in prestito secco, e non è questa la filosofia, o in prestito con diritto di riscatto soprattutto giovani, oppure di fare scambi. C'è poco da fare, non è che abbiano piacere dirigenti e presidente e lo stesso allenatore di attendere, ecco. Sì, ma credo che sarebbe anche ingeneroso poter far passare poi il messaggio che la Salernitana punta a un certo tipo di mercato perché per un discorso esclusivamente della sostenibilità. È il classico discorso della domanda e dell'offerta. Laddove c'è un club che ha urgenza, esigenza, pensiamo alla Salernitana di Sabatini di gennaio e febbraio, lì c'era il famoso instant team, dovevi prendere, avevi urgenza per tentare il miracolo che poi è andato in porto. Oggi la Salernitana ha una rosa, ha una quadra, ha un'idea e ha un allenatore che interagisce con il direttore sportivo e non si fa prendere per la gola, non ha urgenza. Personalmente io credo che l'operazione a proposito di Onglà e Bonazzoli sia addirittura d'arrivo. Onglà, fra virgolette sfortunatamente, fra virgolette mettiamocene 100, continua a segnare, e quindi magari si innesca questo meccanismo un po' perverso del fatto che insomma viene più alla ribalta, però anche queste amichevole poi sono fatte un po' anche per andare o per mettere in vetrina giocatori che sai di avere con la valigia dietro l'angolo. Mi senti? Mi sentite? Ti avevo perso. Ti sento, ti sentiamo. Dicevo, quindi
per quanto riguarda Onglà è una trattativa che la considero virtualmente completata. So che De Santis sta dragando anche il mercato estero e anche oltreoceano per quanto riguarda soluzioni sia a centrocampo sia in attacco. Domani avremo modo di raccontarlo anche dalle pagine del mattino e quindi insomma guai a farsi, dicevamo, prendere per la gola del fatto di dover prendere, avere l'urgenza di farlo. Se guardiamo a quanto sta capitando anche per quanto riguarda i top club, prima ho parlato del Napoli che sta pareggiando con la spalla, il Milan sentivo forse quella che si è mossa meglio fino a questo momento sul mercato, ha dovuto cedere Tonali certo. e ha incassato fior di milioni per poter operare degli interventi importanti a centrocampo e anche in attacco. Poi per il resto, insomma, è un mercato che sta traccheggiando anche per quanto riguarda le cosiddette sette sorelle. Quindi, francamente, mi sembra sia ingeneroso sia un po' eccessiva questa preoccupazione, soprattutto sulla scorta di quello che giustamente dicevi, cioè che oggi hai la fortuna di avere un gruppo, una rosa e un allenatore che non parte ex novo come ritiro, però che conosce già lo zoccolo duro della rosa, avrà dato e fatto le sue scelte e le sue indicazioni di massima, e credo che si stia ragionando e lavorando su questo. Grazie allora ad Eugenio Marotta, ti lasciamo ovviamente al tuo lavoro, a risentirci nelle prossime puntate, buona serata. Grazie a voi, a risentirci. Grazie Eugenio Marotta. Accogliamo, salutando Eugenio, accogliamo adesso invece, come avevamo già detto prima di tornare a parlare di mercato, il terzino salernitano del Picerno, Mattia Novella, che vedevo connesso e collegato da un bel po', immagino sia un giorno off anche per te Mattia, buon pomeriggio a te Alfonso. Sicuramente sì, oggi un po' di riposo dopo una settimana bella piena. Senti, ma io devo partire proprio dalla traversa, cioè se avessi segnato contro la tua Salernitana che cosa sarebbe successo dentro di te? Allora, un po' di gioia sicuramente, però c'è anche quel dispiacere, comunque era meglio farlo all'opposto, cioè da salernitano a loro, diciamo. Senti, tornando alla partita di ieri, che Salernitana hai visto? Perché insomma, poi parleremo anche del Picerno, che a me è piaciuto molto. Squadra ovviamente diversa da quella della scorsa estate, che ha confermato un'impronta dello scorso anno, anche con il modulo ieri, 3-4-2-1 di Sousa, ha lasciato intravedere i concetti lasciati in sospeso lo scorso anno, che te ne è parso, perché guardato il primo tempo un po' in disparte e poi nel secondo sei stato protagonista. Allora Alfonso, dico sinceramente, ho visto una squadra in fase di impostazione senza paura, cioè avevano delle idee chiare, giocavano a calcio puliti, diciamo che ho visto delle somiglianze anche con il nostro gioco, diciamo che in fase di impostazione si prova a giocare senza avere paura di perdere palla, senza lanci lunghi soprattutto. Ho visto veramente con personalità tutti i giocatori, tutti e 11 con quella personalità di prendere palla e iniziare, diciamo, la giocata. Infatti, come ti ho detto, ho visto una somiglianza nella nostra squadra, che il mister è quello che ci sta trasmettendo, quella di giocare a pallone senza avere paura di sbagliare. E poi anche in fase di non possesso, soprattutto visto una squadra aggressiva, appena si perde palla, tutti chi è più vicino palla attacca. E sinceramente sono rimasto molto soddisfatto. Sicuramente potevano fare meglio in fase di attacco, comunque hanno avuto delle occasioni da gol importanti. Però poi manca un giocatore come Dia, soprattutto sì, poi c'era anche la mancanza di Mazzocchi, si è sentito comunque con la sua gamba, il suo piede, comunque poteva creare più superiorità numerica in fase d'attacco. Senti, invece con la tua di gamba, con il tuo piede, seconda stagione a Picerno, sei un prodotto del settore giovanile della Salernitana, insomma stai provando a farti rossa in Serie C per avere una carriera migliore, che cosa ti aspetti da quest'annata?
Ma allora, Alfonso, sinceramente, allora, già l'anno scorso sono stato a Picerno, ho fatto un'annata importante. Quest'anno ho avuto anche richieste importanti, però ho deciso di tornare a Picerno perché, diciamo, ho voluto fare questo passo in primis perché comunque conoscevo la piazza, il mister che mi ha voluto fortemente insieme al direttore. E quindi è stata, diciamo, facile la scelta. Io ho fatto un ragionamento con anche il mio procuratore, ho detto: se dobbiamo fare Serie C per Serie C, io rimango qui perché comunque sono stato bene, so che c'è la fiducia di tutti nei miei confronti, e allora ho fatto questa scelta che infatti mi trarrà molti vantaggi. Poi, diciamo, ho scelto anche questo per rilanciarmi, diciamo, può essere un rilancio per l'anno prossimo, può essere, diciamo, la consacrazione, diciamo, per arrivare, che ne so, il tassello successivo, cioè la Serie B. E noi naturalmente te lo auguriamo. Dove può, da tifoso, da calciatore, arrivare secondo te la Salernitana in questa stagione prima di salutarti? Allora, Alfonso, sinceramente, allora io sinceramente, a mio parere, penso può fare una metà classifica tranquilla. Deve soltanto, comunque, secondo me, fare qualche innesto, qualcuno avanti, se Dia dovesse partire. Se non dovesse partire, qualcuno che lo può far rifiatare, perché dato che ho visto che ci sono dei ragazzi in uscita, sicuramente bisognerebbe rinforzare un po' l'attacco e qualcuno a centrocampo. Di esperienza, diciamo, uno che può portare qualità e quantità alla squadra. E allora speriamo naturalmente che sarà così, che la rosa sarà completata presto. In bocca al lupo per tutto, Mattia. Grazie davvero per Previ, essere grazie. stato con noi. Grazie per la Grazie tua partecipazione. Grazie anche all'ufficio stampa del Picerno. Tra poco giocheremo con il nostro consueto gioco a premi. Assegneremo anche stasera la copia dell'album Sentimento Granata Highlights 2022-2023, ascoltando la voce di un misterioso calciatore. Adesso torniamo al mercato. Tra poco ascolteremo anche delle dichiarazioni di Maurizio Milan, che sono state raccolte dalla nostra Brigida Vicinanza al Gifone Film Festival. Oggi l'amministratore delegato è stato lì, ha incontrato i ragazzi, Claudio Gubitosi, il patrono del cinema per ragazzi, e ha parlato anche di Curva Nord. Tra poco lo ascolteremo. Ancora un po' di mercato, di domande dei nostri amici. Qualcuno ci scrive di questo centrocampista Bruno Gomes. Il tempo di verificarlo, sì, è uno degli obiettivi della Salernitana, classe 2001, che ha giocato, è di proprietà del Coritiba, gioca in Brasile, è brasiliano, è uno degli obiettivi di Morgan De Santis. Come diceva prima anche Eugenio Marotta, si sta orientando ultimamente anche sul mercato sudamericano, il direttore sportivo della Salernitana, in generale verso l'estero. Campionato tedesco ci risultava, ma anche brasiliano, giocatore che è cresciuto nel Vasco da Gama, potrebbe essere uno dei rinforzi del centrocampo. La valutazione, sto vedendo in questo momento, è intorno ai 2 milioni di euro, però insomma Transfer Market non è certamente la Bibbia, e quindi vi daremo notizie più succulente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, magari sul sito, ma sicuramente verificata. È uno degli obiettivi della Salernitana anche lui. Prima di tornare da Oreste Tretola, ancora qualche commento da parte dei nostri amici. Qualcuno parla del discorso dell'aria condizionata. Sì, a quanto pare sì, non in tutte le stanze, non in tutte le camere. Possiamo dirvi che intanto questo test, perché il ritiro sta praticamente finendo, il 27 mattina la Salernitana sarà a Fiuggi, questa sorta di test è andato bene. Qui in Abruzzo la Salernitana, al netto di questo piccolo inciampo, è rimasta molto soddisfatta, e per il mese di settembre dovrebbe essere firmato un accordo pluriennale per rendere Divisondoli l'effettiva casa della Salernitana anche per i prossimi anni, per fidelizzare i tifosi con il territorio. Probabilmente ci sarà un cambio di struttura ricettiva, ma dal prossimo anno, magari con qualche stella in più, senza nulla togliere naturalmente ad un albergo che, diciamocela tutta, a 1300 metri sul livello del mare, anche un po' inutile avere il condizionatore. Evidentemente, con il cambio delle stagioni, con questa ondata caldo record, ci stavano dicendo ieri anche qualche un po' di ristoratori qui in zona, che qui praticamente nessuno ha il
al condizionatore, proprio perché in teoria non serve, evidentemente bisogna un briciolo aggiornarsi. E poi ancora Enzo Botta nella lista Fantagazzetta vi ha valutato 63 crediti, Giroud 59, ci avreste mai creduto? Beh, insomma, è una bella soddisfazione. Poi Jerry Marr, questa calma piatta non mi sembra un comportamento corretto nei confronti di mister Sosa, questa è la tua opinione, Jerry. È chiaro che, ma credo che anche il presidente, il direttore voglia completare quanto prima l'organico. E poi ancora vediamo un po' Mario Consalvo, leggo commenti contro De Santis, davvero criticato De Santis dopo aver portato qui Dia che non lo conosceva nessuno, tra un po' gli acquisti arriveranno. E poi ancora vediamo, perché sono veramente tanti i commenti, sono rimasto un po' arretrato, stiamo leggendo commenti ancora su Dia. Non litigate però, per piacere, non litigate, coinvolgo di nuovo Oreste Tretola, che vedo sempre lì. Oreste, non so se hai visto nel frattempo uscire o entrare giocatori, membri dello staff all'altro ingresso. Sì, perché noi in realtà non siamo tanto distanti. No, calciatori no, ma alcuni membri dello staff sono scesi, insomma, stanno facendo una passeggiata, prendendo una boccata d'aria. C'erano vari componenti dell'area comunicazione della Salernitana, abbiamo visto il magazziniere Gerardo Salvucci, abbiamo visto anche alcuni collaboratori di Paolo Sosa, però calciatori non se ne sono visti. Tornando al discorso di prima del mercato, la calma piazza, io ricordo un'affermazione di Danilo Iervolino, appunto, correggimi se sbaglio, che credo fosse alla sua prima conferenza di presentazione da neopresidente della Salernitana, alla domanda di un collega sugli investimenti, lui disse: investirò, ma non mi piace sprecare neanche un centesimo dei miei soldi. E credo che questo sintetizzi la posizione in questo momento della Salernitana sul mercato. La Salernitana vuole fare gli investimenti giusti dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico, non farsi prendere per il collo. Per una società piccola, se così la possiamo definire, medio piccola, la sostenibilità è ancora più importante, quindi io credo che sia una calma dettata soprattutto dal voler far quadrare i conti e giustamente da non voler pagare eccessivamente i calciatori e trovare le soluzioni giuste, anche perché devono uscire due calciatori che sono Bonazzoli e Sepe. Su Sepe la situazione mi sembra molto non in fase di stallo, ma di più, devono uscire due calciatori che hanno degli stipendi non semplici da piazzare, cioè non tutte le società probabilmente sono in grado di permetterseli. E quindi credo che possano, che le società che si interessano a questi calciatori chiedano anche un aiuto alla Salernitana. E più quindi di un aiuto, perché come la, esatto, Salernitana, scusami se ti interrompo, come la Salernitana per un giocatore l'anno scorso come Piontek ha dovuto ricevere i due terzi, esatto, dello stipendio del polacco dall'Erta Berlino, adesso a parte invertite è la Salernitana ad essere insomma chiesta. Ad essere, scusami, al centro di richieste per poter avere un aiuto. Oreste, Alessandro Rusciano, vogliamo parlare anche di un grande Iervolino Junior? Quanto può essere utile ad oggi la rosa dei Granata? Rispondo io al volo, perché ho insomma avuto modo di esprimere il mio parere in telecronaca ieri. Il giocatore che è cresciuto tantissimo, ha mostrato grande personalità, ieri ha giocato molto bene contro una squadra di Serie C, probabilmente gli farebbe bene andare a fare 20, perché no, 30 partite da protagonista in un campionato professionistico, perché insomma, parte gli 8 minuti con l'Udinese dell'anno scorso, ha visto poco il campo, per poi magari tornare più forte con un briciolo di esperienza in più. Ieri ha comunque Iervolino giocato molto molto bene. Qualcuno, apre una parentesi sulle amichevoli, ci chiedeva della trasmissione delle altre gare. Sì, la Salernitana lo consente, noi ci saremo, quindi TV Oggi e Salernitana News vi proporranno anche gli altri match. E poi ancora un po' di commenti, siete veramente in tanti, facciamo in questo modo, ne selezioniamo altri, nel frattempo però ascoltiamo l'intervista che Brigida Vicinanza insieme ad altri colleghi ha realizzato a Maurizio Milan al Gifone Film Festival un paio d'ore fa, poi la commentiamo insieme anche con i nostri amici e poi al termine giocheremo. Il Film Festival è una delle eccellenze italiane, assolutamente l'eccellenza di questo territorio, rappresenta bene quello che il Presidente Iervolino ha detto fin dall'inizio, cioè il connubio tra sport e sicuramente formazione, educazione. Penso che questo sia un emblema a livello mondiale, d'altronde 53 edizioni lo testimoniano, 6.000 mi raccontava sia
il direttore sia insomma chi mi ha accompagnato in questo percorso, in questa giornata, felice giornata mia, 6600 giurati, ragazze da tutte le parti del mondo, un bellissimo segnale. Oggi Giffoni, ieri Rivisondoli per seguire la seconda uscita della Salernitana, che impressione ha avuto? Ma è sicuramente una squadra ancora molto work in progress, una squadra che ha lavorato molto, ha avuto ritmi molto pesanti dal punto di vista di carichi di lavoro, ne ho parlato ieri sera fino a tarda serata con Mister Sosa, una squadra che insomma, è ancora in una fase iniziale di rodaggio, penso, mi auguro, ce lo auguriamo insomma, che questa settimana la rifinitura di Fiuggi dia ancora più tonicità ai ragazzi e proprio così nel gruppo. Siamo nella cittadella del cinema, come in ogni film ci sono gli attori protagonisti e ci sono anche le comparse, un po' anche così in una squadra di calcio. Sosa ha detto di attendere l'attore protagonista nel film I Gol della Salernitana, cioè di A, ma ci sono anche delle comparse o comunque dei giocatori che non hanno un ruolo predominante nel progetto della Salernitana. Sepe, Bonazzoli in particolare, è oggetto di una trattativa che è in corso. A che punto siamo? Ma il calcio è come qualsiasi azienda, tutte le aziende hanno ovviamente dei team che di anno in anno vengono rinnovati, sia Sepe che Federico Bonazzoli stanno seguendo un percorso insieme alla squadra, stiamo valutando una serie di, con attenzione una serie di proposte che sono arrivate. Anche qui, come dicevo prima, è tutto molto work in progress, come tutte le squadre italiane, per cui insomma, penso che la morfologia della nostra età noi la vedremo sicuramente nei primi giorni del mese di agosto, e quindi capiremo anche rispetto a questi due nostri atleti, ad altri, insomma, quale sarà il loro percorso, se con noi o in un altro contesto. Per adesso fanno parte della Salernitana, quindi sto seguendo un loro cammino insieme agli altri. Proseguo con la metafora cinematografica. La Salernitana, nel suo primo anno di Serie A, è stato un bel film, l'anno scorso un gran bel film. Tutti gli attori conservati per esplicita volontà dell'allenatore Sosa, del quale avete condiviso le idee. È un film che costa però. Di che salute gode la Salernitana lo sappiamo, buona salute, però poi sul mercato ci sono delle opportunità, c'è stato un esborso iniziale importante per Dia, per Pirola, per il riscatto di Ochoa, adesso è un film che deve anche autosostenersi, ecco, è anche un po' questo che vi frena o comunque vi tiene ad una velocità di crociera rallentata, di monitoraggio? No, non è esattamente questo, oppure se vogliamo vederla in maniera diversa è questo sicuramente uno degli elementi che ci ha guidato in maniera costante nella costruzione anche lo scorso anno del team, perché abbiamo fatto una proiezione a 5-6 anni, ma è anche la consapevolezza, che come evidenzia spesso anche il Presidente e anche il nostro Direttore, l'ossatura della squadra c'è, lo dicevo ieri a qualche altro collega a Rivisondoli, noi stiamo mappando, monitorando 4-5 calciatori e li stiamo monitorando giorno per giorno, insomma, il direttore del Santis è un team di lavoro che costantemente in questi giorni è con lui a Rivisondoli, quindi siamo in dialogo continuo con alcuni club sia nazionali che internazionali, nel momento giusto poi tireremo un po' un vivo. Partendo dal presupposto che a differenza dello scorso anno la squadra c'è, la squadra ha una sua, come dicevo prima, morfologia, abbiamo visto anche dalla parte di ieri alcune carenze, insomma anche questo non c'è miopia da questo punto di vista, però c'è anche attenzione non solo alla parte economica ma alla parte di sostenibilità, quindi abbiamo anche capito sulla nostra pelle insomma, che a volte accettare o accelerare delle trattative può recare anche un danno economico che a distanza di una settimana uno può attenuarlo. Sicuramente il progetto Salernitana è un progetto che si basa sulla sostenibilità perché vuole essere un progetto duraturo. Noi siamo convinti che chi vuole accelerare poi crea all'interno del club dei danni o comunque una situazione contabile
che poi si va a ripercuotere come quella che vediamo a livello nazionale o internazionale su alcuni club. È oggetto anche, insomma, è stato oggetto di una discussione molto bella, sia in diretta sia anche a microfoni spenti, con il presidente Garinato ieri sera. Potrebbe essere l'amichevole con il Frosinone la partita giusta per vedere qualche volto nuovo, perché sarà comunque un anticipo di campionato. Ma come dicevo prima, stiamo percorrendo la strada di qualche altro innesto. Può essere questione di giorni, può essere questione di ore. Insomma, non so dirvi se è la partita col Frosinone o sarà il trofeo del Volino o sarà la prima di Coppa Italia, la prima di campionato. Comunque, come avete visto, giustamente ognuno interpreta il suo ruolo. Mister Sosa lo ha interpretato, devo dire, sapientemente una settimana fa. Già ieri ha colto, insomma, che la società sta percorrendo un cammino di crescita, quindi ha affrontato anche la conferenza stampa dei vostri colleghi con un mood diverso, ma devo dire, manifestando comunque attenzione a delle parti carenti che ci sono sul campo. Quindi non so dirvi insomma, qual è la due date in cui ci sarà il primo annuncio di un calciatore in entrata. Sicuramente, come diceva il collega prima, abbiamo fatto delle mosse di mercato insomma, rispetto ad alcuni riscatti, e stiamo valutando, può essere che sia domani o fra 5 giorni. Ripeto, io poi ho la fortuna di condividere degli spazi anche a Rivisondoli quei 3 giorni che ero suo, comunque durante l'anno, col direttore De Santis. Vi assicuro che Morgan De Santis, insomma, è operativo 21 ore su 24. Siamo a Giffoni, tra i giovani, il tema di quest'anno è indispensabile ripartire anche dal settore giovanile, quindi la Salernitana cosa ha in cantiere, ecco, da questo punto di vista, per ripartire al meglio rispetto all'anno scorso? Sì, a dire che la storia, insomma, che oggi avete raccontato, abbiamo raccontato a Giffoni, è una bella storia di valori, di calcio, di quanto sano è questo sport nel suo DNA, nelle sue radici. Noi siamo carenti, lo dicevo l'altro giorno proprio durante il ritiro, di una città dove mancano le strutture. Ci faremo carico in prima persona. Anche qua, insomma, stiamo lavorando, credetemi, in maniera molto incessante, nonostante il caldo di questi giorni, per cercare di chiudere una trattativa che può vedere la prima pietra del nuovo centro sportivo della Salernitana, perché è indispensabile oggi avere le strutture. Non bastano aver creato uno staff che comunque è in continua crescita, di persone che stanno a supporto ormai di una serie di squadre che vanno dalla 10 alla primavera, passando per tutte le categorie, compresa la femminile. Il tema delle strutture è un tema, ahimè, carente. Questo è un pezzo. L'altro pezzo, insomma, su cui stiamo guardando e siamo molto confidenti che riusciremo a fare qualcosa, non da subito, strutture, e andremo a rafforzare il team, diciamo, di governance del settore giovanile con qualche innesto anche importante. L'altro elemento ce lo insegna questo festival, il rapporto con la scuola. Parliamo tanto di modelli come Ajax o altri virtuosi in giro per il mondo. Sicuramente il connubio sport e scuola è un altro elemento che metteremo sul tavolo nei prossimi mesi. Il settore dello stadio dedicato alle famiglie, ai giovani, alle scuole, doveva essere la curva nord, dovrebbe, è nell'auspicio di tutti. Spicciolo più, spicciolo meno, avete fatto 2 calcoli. Quanto si perde in termini di materiale umano, capienza, lo sappiamo, ma in termini di mancato incasso per una curva nord che resta chiusa, avete fatto 2 calcoli, quanto perde la Salernitana? Sì, ma non mi va di dirlo in questo momento, che poi ci sono serie opportune dove mettere sul tavolo il tema economico. Più che un tema economico, questa società è molto attenta sicuramente a tutto quello che è il dato finanziario. Io penso che sia proprio un cattivo messaggio, una perdita del mondo dello sport, la non apertura di una curva. L'ho sempre detto, da 10 mesi ve lo dico, e noi ci speriamo ancora, almeno per una quarta parte del campionato, che i 3 attori protagonisti, 4 con il club, un po' riescono in qualche maniera, in qualche misura, a trovare una dimensione per cui si riesca in qualche misura almeno a riaprire, perché
insomma, anche detto in maniera molto esplicita il nostro avvocato proprio nel dibattito a Rivisondi con il presidente Gravina, è proprio uno schiaffo allo sport italiano che Gravina. E allora, queste le dichiarazioni di Maurizio Milan, che ha toccato tantissimi argomenti. Qualcuno ci chiedeva anche quota abbonamenti, siamo a 9.200, sarà molto semplice arrivare ai 10.000 auspicati, perché il ritmo procede in maniera piuttosto importante ed interessante. Vi lascio con Oreste Treto al nostro consueto gioco e agli aggiornamenti finali. A te, Oreste. Di giocare con voi web spettatori il solito gioco, ovvero il calciatore misterioso, in palio un volume di Sentimento Granata Highlights di Creativa Studio, che racconta la splendida scorsa stagione della Salernitana, e quindi adesso vi facciamo ascoltare e vedere una parte del volto del calciatore misterioso di questa sera. Lo ascolterete e lo vedrete, lo intravedrete due volte, eccolo. Come sanno tutti, no? Questa Serie B è così, la prima va e perde con l'ultima, ci sono partite allucinanti, noi dobbiamo andare piano piano, adesso incontriamo una squadra che è stata costruita non per andare a playoff, sino per vincere il campionato diritto. Lo avete ascoltato, stasera siamo stati bravi perché, avete capito, è straniero, lo andiamo a risentire. Come sanno tutti, no? Questa Serie B è così, la prima va e perde con l'ultima, ci sono partite allucinanti, noi dobbiamo andare piano piano, adesso incontriamo una squadra che è stata costruita non per andare a playoff, sino per vincere il campionato diritto. Lo avete risentito, ex calciatore della Salernitana, scatenatevi nei commenti, non è difficilissimo, anche recente ha vestito l'ultima volta la maglia della Salernitana, circa due o tre stagioni fa, calciatore sudamericano, sto dando qualche indizio, eccolo il vincitore, Angelo Donesi, era Walter Lopez, ex calciatore tra le altre di Salernitana, Benevento, Brescia e Spezia. Andiamo a sentire la soluzione senza il punto interrogativo. Come sanno tutti, no? Questa Serie B è così, la prima va e perde con l'ultima, ci sono partite allucinanti. Noi dobbiamo andare piano piano, adesso incontriamo una squadra che è stata costruita non per andare a playoff, sino per vincere il campionato diritto. E quindi avete ascoltato, il vincitore dovrà scriverci in privato per avere il suo volume di Sentimento Granata Highlights. Siamo praticamente agli sgoccioli, abbiamo parlato di mercato e abbiamo parlato anche di questa giornata di relax. Proprio qualche minuto fa è uscito dal Grande Hotel Europa Federico Bonazzoli, che come sapete è al centro di una trattativa di questo scambio con il Verona, con il cartellino di Martin Onglà. Bonazzoli che si è concesso anche per qualche selfie a qualche giovane tifoso, ci è apparso abbastanza sereno, tranquillo, è seduto in un angolo col cellulare, probabilmente starà parlando con qualche suo parente, amico, e quindi sta vivendo insomma in questi giorni comunque non semplici, perché non è facile per un calciatore allenarsi a parte e sapere di non far parte di un progetto, però li sta vivendo comunque con serenità, aspettando la soluzione migliore per tutti. Noi siamo in chiusura, vi aspettiamo di nuovo domani, domani avremo tanti più argomenti, doppia seduta al mattino e al pomeriggio, e noi vi racconteremo tutto sempre da Rivisondoli, sempre con il nostro appuntamento consueto alle ore 19. Grazie per averci seguito e a domani con lo speciale ritiro. Casa del commiato del cavaliere Antonio Guariglia, un punto di riferimento per chi è costretto a separarsi dai propri affetti, per accogliere le salme in attesa di esequie e cremazioni e per offrire alla famiglia del compianto un luogo in cui raccogliersi per l'estremo saluto. Il servizio della Casa del commiato è gratuito per coloro che affidano le esequie all'agenzia funebre di Antonio Guariglia e figli. La Casa del commiato San Leonardo è di proprietà dell'agenzia funebre di Antonio Guariglia e figli, da non confondere con case di omonimia. Le nostre sedi sono esclusivamente in via Settimio Mobilio 45 e in via San Leonardo 108. De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli.
A Salerno, dal 1982, Ippocar. Officine e ricambi meccanici. Specialisti nell'installazione di impianti a gas, GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato. Officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione. Ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto. E inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice. Servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar. Via Pietro del Pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 9400. Per te che sei a Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Studio Kinesis. A Baronissi, la struttura medico-fisioterapica specializzata con ambienti confortevoli e attrezzature all'avanguardia. Fisioterapia, visite specialistiche e riabilitazione. Trattamenti mirati allo scopo di consentire ai pazienti di tornare al miglior stato nel modo più rapido e sicuro. Allo studio Kinesis, il rapporto col paziente è chiaro, professionale, cortese ed efficiente. Studio Kinesis è a Baronissi, Salerno, in via San Francesco 33, telefono 089 94 81 203. Medica. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Tra responsabilità e innovazione. Un futuro sostenibile su misura. Solo con LDR Power. Partner Enel Energia, Enel X, Enel X Way. Accomodante e che trasmette serenità. Vogliamo accompagnarti in uno dei passaggi cruciali della nostra vita, la nutrizione, rendendolo un momento speciale con i nostri piatti, la professionalità, la passione e l'attenzione ai prodotti locali. Vogliamo essere il fattore Q di quelle due ore che dedicherai a te, al cibo, al relax. Lasciati coinvolgere dalla nostra idea di food per le tue feste ed eventi privati, anche all'aperto. Covida Pizzeria Ristorante, via delle Calabrie 85, Salerno. Covida, cibo, cultura, identità.